primi tre episodi della seconda stagione di Arcane. Ovviamente, parto col dirvi che mi ha assolutamente soddisfatto. La qualità mi sembra rimasta la stessa della prima stagione. Non vi saprei dire se è meglio della prima. Già la prima era praticamente perfetta. Non so se posso dirvi che in questi primi tre episodi mi è sembrato di notare qualche miglioramento. A me sembra praticamente lo stesso livello, quindi sempre molto alto. Non c'è ancora stato un picco incredibile come nella prima stagione, ma vabbè, sono ancora i primi tre episodi. Sicuramente la scena migliore è stata quella nel secondo episodio a livello di azione e in generale proprio di scontro, quella con lo sgorbietto e contro Jinx e Silica là. Quella scena è stata molto bella, ma dopo comunque la rivediamo. Dopo facciamo pure una top 3 scene, la migliore scena di ogni episodio. Però vi devo dire, questi primi tre episodi, comprensibilmente, considerando che è all'inizio, forse me li aspettavo anche più carichi di roba. Cioè, comunque, ogni episodio succedono cose, quello è in dubbio. Però mi è sembrato un inizio che serviva più che altro a mettere le basi per i prossimi, cioè per quello che succederà nei prossimi. Perché alla fine questo terzo episodio che abbiamo visto è stato per manipolare Caitlyn e adesso far iniziare lo scontro effettivo con Zone. Abbiamo anche avuto lo scontro con Jinx, che però alla fine è stato uno scontro abbastanza soft. Cioè, nel senso, sì, si sono menati, si sono quasi uccisi, però non lo so, non lo percepivo come uno scontro all'ultimo sangue, incredibile. Anche se comunque è stato figo, perché la parte pure con l'Hextech l'hanno resa abbastanza bene. Quindi sono stati i primi tre episodi che secondo me sono serviti proprio come inizio per mettere le basi. Dai prossimi mi aspetto cose proprio molto molto importanti. Se vogliamo parlare di proprio episodio per episodio, quelli che mi sono piaciuti di più, io vi direi probabilmente l'episodio che mi è piaciuto di più a me è il secondo. No, ma infatti ovviamente non era... Ma infatti quando ho visto per la prima volta lo scontro con Jinx, cioè lo scontro con Jinx che era già nel terzo episodio, ho detto vabbè, ma non può essere adesso lo scontro finale. Infatti è stato uno scontro un po' più blando di quello che uno ci si poteva aspettare. Perché cazzo mi ha messo la prima stagione? Ma sì, io vi dirò che probabilmente l'episodio meno carico di roba è stato il primo. Cioè alla fine nel primo episodio ci sta l'attentato durante il congresso, ci fanno vedere Victor che sta venendo curato dall'Hextech, ci fanno vedere quello che è successo dopo l'attentato. Ma insomma, nulla più. Forse la scena migliore in questo primo episodio è stata lo scontro nel congresso. Anche perché, cioè nel congresso, lo scontro durante la commemorazione dei morti. Anche perché in realtà altre scene particolarmente belle non ce ne sono state in questo episodio. Quindi sì, vi direi che la parte che mi ha gasato di più è stato quando sono arrivati durante appunto la commemorazione tutti i tizi. In realtà la parte più figa, sapete qual è stata? È stata la parte quando è arrivato il dirigibile e dal dirigibile si sono catapultati i tizi con la tuta Stemtech, come cazzo? Chemtech, la tuta Chemtech, quella là. Questa parte è stata bellissima, tant'è che la vorrei rivedere un attimo. E ovviamente io non mi ricordavo minimamente che il ragazzino che era morto nella prima stagione era il figlio di questa, non me lo ricordavo proprio. Ok che comunque l'hanno detto, cioè non serviva che me lo dicevate voi perché andando avanti l'hanno detto durante l'episodio che lo faceva per suo figlio. Dai, cioè guarda che figata qua quando si catapultano tutti sti cosi dalla nave, dal dirigibile. Figo. No, molto figo. Quindi sì, scena migliore del primo episodio questa, ma nel complesso secondo me è stato quello un po' meno carico, un po' meno interessante anche. E quindi sì, secondo me un 8,5 è un voto onesto per questo primo episodio. Nel secondo episodio invece le cose secondo me si sono fatte decisamente più interessanti. Ci hanno fatto vedere quello che succede a Zone, di come tutte le varie famiglie dei vari clan, dei baroni chimici, si stanno dando battaglia tra di loro per il dominio dei bassi fondi. Ci sta pure questo personaggio nuovo di questa ragazzina. Si rivede Jinx. Scopriamo anche la roba della nebbia di, insomma, la squadra di Caitlyn che sta usando il fumo del sottosuolo per come una sorta di copertura durante i loro attacchi per cercare Jinx. E poi vabbè, c'è stata la parte di il secondo episodio c'ha Victor e secondo me lo scontro Jinx, Sephira là e lo sgorbietto.
La parte di Victor è indubbiamente molto bella. Victor personaggione di Arcane, dalla prima stagione che mi piace molto, questa sua ricerca disperata per cercare di tornare una persona normale, cioè con gambe, corpo funzionante, la trovo una cosa veramente molto molto bella, cioè proprio spingere la ricerca, la scienza, oltre ogni limite, anche superando determinati limiti che non dovrebbero essere superati, per alla fine essenzialmente... Vi ricordate, raga, la scena in cui si mette a correre? Cioè la scena in cui, dopo aver fuso la sua gamba con l'Hextech, o con quel nucleo, ma non mi ricordo, riesce a correre. Ma quanto è bella quella scena. Cioè ti dà proprio tutto, ti fa proprio percepire tutto il senso del suo personaggio, cioè del perché ha fatto quello che ha fatto. È veramente una roba clamorosa. Sevica, sì, Sevica. Poi vabbè, si rivedono pure Ekko e Demerdinger. Se vi devo dire la verità, forse i personaggi che attualmente mi piacciono di meno sono proprio loro due. Cioè, tra tutto proprio il rooster, l'elenco di personaggi di Arcane, forse il gruppo, o comunque la storia che mi interessa di meno è quella di Ekko e Demerdinger. Perché, per carità, sono personaggi positivi, simpatici, anche in realtà a me Demerdinger mi sta un po' sul cazzo. Dopo, ecco, a questo punto, guarda, vi faccio vedere. È questo Demerdinger sul LOL. Cioè, guardate come cazzo cammina. È una roba, un pazzo scoppiato. Sì, è alto mezzo metro, lo so. Quindi in questo episodio ci sta la parte di Victor veramente molto bella. Lui che diventa un messia a tutti gli effetti. Salva queste povere persone a Zaun che si ritrovano con il corpo tumefatto dalla trasformazione, dai veleni, da quella droga che avevano usato nella prima stagione. E riesce a salvarli grazie al suo potere. E poi vabbè, ci sta questo scontro incredibile con Jinx con Jinx e lo sgorbietto, che è stupendo, è in assoluto la mia parte preferita, per quanto mi ha fomentato, di questi tre episodi. È veramente fighissima, una qualità della Madonna, delle sequenze, una regia fenomenale. Questa penso me la rivedrò assolutamente su Netflix, sul televisore in TV 64 pollici, perché questa merita tanto. Cioè Arcane è una serie che merita proprio tanto di essere vista con quanta più qualità possibile, proprio sullo schermo grosso 1080p, ma pure 4K, se ci avete Netflix in 4K, non ce l'ho perché sono povero. E sì, merita. Quindi sì, questo scontro stupendo, poi vabbè, la parte finale di Victor, questo è indubbiamente un episodio molto molto figo, per quanto mi riguarda il migliore fino ad ora. Gli darei, come vi ho detto, 9, ma tranquillamente anche 9 più. È proprio un bel episodio. Ma forse 9,5, non lo so. 9 più. Per arrivare a 9,5 deve fare un po' di più. Però 9 più glielo si può dare tranquillamente. Quindi sì, questo episodio è molto molto figo. Da capire ovviamente meglio cosa farà Victor adesso. Si creerà una setta di persone che lo considerano un messia, il dio sceso dal cielo, non lo so. Però conoscendo il personaggio di Victor nel gioco un minimo, non credo che sarà un personaggio molto positivo. Piuttosto me lo aspetto un personaggio un po' non cattivo, ma come possiamo definirlo? Cioè un personaggio neutrale, ma neutrale nel senso che molto asettico, cioè senza un'anima. Per come anche si comporta in questi episodi Victor, si capisce che non è più lo stesso di prima, da quando si è fuso con l'Hextech, che ha probabilmente anche perso un po' le emozioni o la personalità che lo contraddistingueva. Quindi io credo che in futuro vedremo un Victor molto più distaccato, molto più legato alla scienza in generale, quindi sì, lo percepisco. Quindi sì, personaggio da tenere assolutamente d'occhio. E per finire arriviamo al terzo episodio, che è il secondo migliore. Come ho detto, se dovessi dare 8,5 al primo, 9 più al secondo, a questo gli darei 9 meno. Scopriamo l'arrivo di un nuovo personaggio che io inizialmente ho pensato a Zyra, semplicemente perché ci stava la rosa, le piante, le robe. Non mi ricordavo questo tema presente nel personaggio di LeBlanc. Poi, anche grazie a voi, ovviamente, mi è tornato in mente LeBlanc. Quindi sì, sembra che LeBlanc abbia qualcosa in sospeso con Carmilla qua. Che non so in passato cosa abbiano fatto, le faide che hanno avuto, ma sì, insomma, LeBlanc si è vista due volte in questo episodio, ha anche rapito Mara, e quindi sì, insomma, succederanno sicuramente un po' di cose riguardanti LeBlanc. Non so se in questa stagione la rivedremo tanto LeBlanc, mi sembra più un personaggio che potenzialmente la vedremo più avanti. C'è stata anche la parte in cui l'Hextech
impazzisce e tutti i personaggi si sminchiano, succedono cose particolari. Questo fa capire che probabilmente la rinascita di Victor e anche il modo in cui sta utilizzando i suoi poteri stanno sminchiando un po' l'ecosistema di come funziona l'Hextech e appunto tutta questa esplosione e le armi che impazziscono ne sono una prova. Lo scontro con Jinx, non ho un'opinione altissima di questo scontro perché non mi è piaciuto tantissimo, devo essere sincero. In questo terzo episodio, se vi dovessi dire la parte migliore, ovviamente è questo scontro, perché sinceramente l'alternanza di loro che combattono con Jace, Emerdinger ed Ekko, che vedono il nucleo impazzire e appunto si vedono tutte quelle visioni, tutte quelle immagini distorte, con la canzone di sottofondo che a una certa poi si interrompe pure, smette proprio di venire suonata e poi riattacca dopo pochi secondi. È una scena veramente clamorosa. Quindi, indubbiamente, questa è la parte migliore dell'episodio. La metterei al secondo posto delle scene migliori per ora di Arcane. Al terzo posto ci metto Victor. Al terzo posto ci metto la parte finale del secondo episodio, dove Victor cammina in mezzo a tutti quei poveracci, tutti quegli appestati, e poi si erge dopo che ha curato quel tizio, si erge in mezzo a tutti loro. Quella è una scena bella. E al quarto posto ci metto il primo episodio, in cui ci sta l'attacco alla commemorazione da parte di quel barone chimico. Comunque, ovviamente, questo episodio è bello. Come ho detto anche nel finale, quando Caitlyn viene messa a capo, palesemente manipolata da Ambessa qua, viene messa a capo come generale dell'esercito, incaricata di riportare l'ordine e di fargliela pagare a quelli là, a quelli di Zone. E quindi sì, io mi immagino che semplicemente Ambessa ha usato Caitlyn come scusa, cioè come modo per insediarsi ufficialmente a Piltover, perché in questo modo lei ha un po' il lascia passare per far arrivare tutte le truppe di Noxus nella città. Successivamente, quando Noxus avrà preso il controllo della città in maniera proprio radicale, si libererà di Caitlyn e niente, si libererà di Caitlyn e prenderà il controllo di Piltover. Questa è un po' l'idea, proprio Noxus conquisterà Piltover. Questa è l'idea che mi sono fatta, che mi sono fatto. Poi non lo so se Ambessa pensa di tenere Caitlyn, cioè di non liberarsi di Caitlyn, di tenersela vicino a sé e basta. A me dà più l'impressione che vuole proprio prendere il controllo di tutto, quindi credo che la farà fuori prima o poi, questa è un po' l'impressione. Però insomma, staremo a vedere. Comunque, come ho detto, primi tre episodi che gettano un po' le basi, si vede anche Warwick a fine di ogni episodio che viene costruito da Singed. Sicuramente in questa stagione lo vedremo, perché cioè, farebbe abbastanza ridere, cioè sarebbe abbastanza fastidioso se non vedessimo l'arrivo di Warwick dopo tutti questi teaser che ci stanno facendo vedere sia dopo la prima stagione che adesso. Quindi sì, ovviamente arriverà Warwick in questa stagione qua. Ma quindi Jinx voleva farsi ammazzare da V? Ora, il rapporto tra Jinx e V è particolare. È palese che Jinx ancora tiene a V, se no l'avrebbe sparato in questo episodio o nello scorso, ma non mi ricordo quando ci ho avuto l'occasione, nello scorso mi pare. Il fatto che non l'abbia sparato vuol dire che ancora una parte di Jinx, se non Jinx stessa, tiene ancora a V. Idem alla fine pure per V, se no V stessa l'avrebbe colpita prima, nel senso... Allora, tra le due secondo me... V è quella che tiene un po' meno. Cioè io credo che, insomma, si è anche visto, se entrambe sono state messe davanti alla possibilità di uccidere l'altra, poi non so se V dandogli un colpo l'avrebbe uccisa qua, però famo finta di sì, quando Jinx ha avuto la possibilità non l'ha fatto, non ci ha messo neanche tanto, V invece l'avrebbe fatto. Cioè in questa parte qui V stava proprio per colpirla, è arrivata questa ragazzina che si è messa in mezzo, altrimenti V l'avrebbe colpita. Non credo che avrebbe ammazzato Jinx con questo colpo, sinceramente. Però tra le due V mi sembra quella un po' meno legata, un po' meno coinvolta dalla questione di Jinx, mettiamola così. Però ancora secondo me si vogliono bene a vicenda. Io credo che una risoluzione pacifica, cioè un perdono tattico potrebbe arrivare. Però da una serie come Arcane non mi aspetto qualcosa di scontatissimo o di troppo facile, quindi il fatto è che, parliamoci chiaro, i personaggi principali sono
talmente importanti che... Ma secondo voi moriranno mai? Jinx, V, Caitlyn, Victor... Cioè, tutti i personaggi che conosciamo noi della serie principale, Singe, The Warwick... Ma moriranno mai in questa serie? Perché questa è una domanda importante, cioè... Nel senso... Sono tutti personaggi chiave di League of Legends, però... Come è giusto che sia... Cioè... Non è possibile che tutti rimangano sempre in vita. Per carità, non è che io voglio che muoia Jinx, muoia V o muoia Caitlyn, però... Sarebbe alquanto strano se non morisse proprio nessuno... Perché, nel senso, sono tanti personaggi chiave, si salvano tutti, sia buoni che cattivi, si salvano tutti. È strano, quindi... Non lo so, cioè, potrebbe... Ovviamente io preferirei che si salvano, ovviamente. Però, non lo so, cioè, secondo voi potrebbero permettere di far morire qualcuno dei campioni di League of Legends? O rimarranno sempre tutti vivi? Perché in realtà non è una cosa di poco conto, cioè sapere già che c'hanno tutti il plot armor, sapere già che nessuno può morire perché sono personaggi principali. Io invece credo che probabilmente per una riuscita migliore di Arcane o in generale di tutte le serie di League of Legends, qualche personaggio dovrebbe morire. Perché nel senso, immaginatevi se qua non muore nessuno, poi nella prossima serie su Noxus, nella prossima serie su Bilgewater, nella prossima serie sul Freljord, cioè ogni volta non muore mai nessuno. Tutti i campioni di League of Legends rimangono vivi e vegeti. È un po' strano, quindi io credo che in alcune di queste storie qualcosa di... Cioè, prima o poi un personaggio principale creperà e altrimenti inizia a diventare strano. Cioè, mi devono riuscire a creare sempre delle situazioni in cui si salvano tutti per qualche motivo. Gli attori hanno detto che avevano carta bianca per far morire anche i champ. Esatto, quindi è giusto così, perché altrimenti sei troppo limitato. Se devi tenere tutti in vita, secondo me sei troppo limitato. Quindi io vi posso dire, mi aspetto da questa serie... che qualcuno dei personaggi principali morirà. Ce stanno talmente tanti, ecco, Emerdinger. Allora, vabbè, non voglio stare adesso a farvi l'elenco di chi potrebbe morire e chi non potrebbe morire. Anche se alcuni personaggi è palese che rimarranno perché hanno ancora cose da fare. Però per dirvi, Jinx potrebbe morire. Cioè, nel senso, perché? Cioè, nel senso, Caitlyn e V, entrambe... Ma per carità, una delle due potrebbe pure lasciarci, però... Una volta che sarà finito il racconto di questa storia qua, perché dopo questa stagione ci toglieremo Piltover e Zone, non verranno più approfonditi. Non mi aspetto che... Cioè, nel senso, si salva... Immaginatevi, V e Caitlyn rimangono a fare le guardie, Jinx, che fine fa? Scappa? Rimane nei bassi fondi? Torna insieme alla sorella, diventa una guardia, la imprigionano. Per carità, ci sono possibili scenari che potrebbero succedere, ma forse più probabilmente mi aspetterei che qualcuno dei personaggi principali ci lascia. Victor non succederà mai, ha palesemente molto altro da raccontare, Victor. E Jace, non lo so. Ecco, non morirà mai. Emerdinger, potrebbe crepare Emerdinger. Tranquillamente, però, ripeto, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, è semplicemente per farvi capire che secondo me io non considererei tutti i personaggi principali immortali, potremmo aspettarci cose importanti in questa stagione. E, a parte questo adesso, ultima cosa che volevo dirvi, le trame e sottotrame che stanno rimanendo aperte, cioè quali sono... Un po' tutti i gruppi, tutti i personaggi principali che stiamo vedendo in questa stagione e che... Varie cose. Io vi direi... Situazioni. Io direi, intanto abbiamo Heimerdinger. Ed ecco. Che come vi ho detto, è un gruppo che a me attualmente non è che importa tantissimissimo. Heimerdinger, ecco. Poi abbiamo la questione di LeBlanc. Abbastanza interessante, sicuramente. La questione di Mora, come si chiama? Mara. Vabbè, Mara che è stata rapita. O in generale il suo personaggio. Poi, per carità, sì, ci sta ovviamente Victor. Warwick. Singed e Warwick. Mel, Victor, Singed, Warwick. Oh, così è più bello. Oh, bellissimo, così è molto meglio. E poi chi altro? Vabbè, Jinx ovviamente con... Ambessa, la Skeptic, no, non so, Scarra,
Poi abbiamo Sevica, Sevica. E Sevica. Vabbè, Caitlyn, ovviamente, Caitlyn e V. Manca qualcuno? Ah, Ambessa. Ovviamente, Ambessa e Noxus. Beh, uniamo, cioè, sì, le due cose unite insieme. No, no, io vi sto parlando solamente di quello che sta succedendo adesso. Chi sono i personaggi principali? Ah, Jace, non l'ho messo, è vero, Jace. Cioè, alla fine Jace lo metterei separato da tutti. Quindi questi sono tutti i personaggi principali, tutte le situazioni che potrebbero crearsi. Allora, vi dico, quelle che io reputo più interessanti sono in assoluto Viktor, LeBlanc. Ma allora, LeBlanc mi aspetto. Facciamo così, 3 a Viktor. LeBlanc mi aspetto che sarà importante in un'altra serie. Cioè, non lo so, non credo che vedremo chissà quante cose su LeBlanc in questa stagione, quindi io ve la metterei relativamente bassa, forse due. Forse due. Emerdinger ed Ekko sono quelli che mi interessano di meno, devo essere sincero. Per quanto Ekko sbloccherà, o forse ha già sbloccato il bloccare il tempo, sì, potrebbe crearsi qualche scena figa con lui, però non mi convince tantissimissimo. Quindi la loro coppia, quello che vogliono fare, alla fine Ekko vuole semplicemente vivere una vita tranquilla, farsi i cazzi suoi, Emerdinger vuole dare una mano ai bambini poveri, quindi a loro li metterei a uno di priorità, LeBlanc 2, Viktor 3, Mel, vabbè, che è stata rapita, lasciamo sta, Mel, non mi sembra un personaggio che farà chissà cosa, sinceramente, mo, per carità è stata rapita, quindi dovranno salvarla, forse la userà LeBlanc come ostaggio per obbligare Ambessa a fare qualcosa, però in generale, anche non fosse stata rapita, non la vedo come un personaggio che sarà essenziale, quindi io per ora la metto così. Singed e Warwick sono abbastanza interessato a loro due, li metto già al secondo posto. Jinx e Sevika, vabbè pure Jinx e Sevika importanti, per carità, Caitlyn e Vi pure importanti, Ambessa e Noxus pure, stesso livello. Jace pure, regà, devo essere onesto, non lo so. Mi sembra abbastanza peggiorato in questa stagione. Jace, non ha più la cazzim che aveva nella prima, comprensibilmente anche. Quindi sì, per ora vi dico che la cosa che mi interessa di più è Viktor. Al secondo posto. Ma tutte le altre cose io le metterei più o meno sullo stesso piano. Viktor è quello che mi piace di più, sono più curioso di vedere che farà. Gli altri, ovviamente, cioè, queste quattro cose sono tutte molto importanti. LeBlanc, vabbè dai, LeBlanc mettiamola ad uno, però queste cinque cose sono i personaggi e le situazioni potenzialmente più interessanti che potrebbero crearsi. Purtroppo Jace, Mel, LeBlanc, Heimerdinger ed Ekko sono quelli proprio di cui me ne frega di meno. Cioè, diciamo, i personaggi che aspetto più di vedere in scena sono sicuramente Viktor e questi altri che vi ho detto. Gli altri quattro, beh, un po' meno, un po' meno. Palesemente le sottotrame di Jace, Viktor, Heimerdinger ed Ekko si uniranno. Tutti? Si uniranno tutti? Comunque, buonanotte, Otaru. Ci vediamo alla prossima, che sarà domani. Se segui. No, non mi pare che non le seguo. Blue Lock non lo segui. Se no, ovviamente, settimana prossima. Quindi, io vi ricordo che la live che avete appena visto non sarà resa disponibile su Twitch, quindi non la potrete vedere. Ricaricherò su Patreon gratuitamente. Quindi, mi raccomando, seguite il Patreon. Mi raccomandolo. Ricaricherò su Patreon gratuitamente le reaction agli episodi. E ovviamente su YouTube tutto questo discorso che abbiamo fatto adesso insieme uscirà. Quindi non vi preoccupate, sia le reaction sul Patreon, sia su YouTube come dire, tutte queste analisi, questo discorso che abbiamo fatto, ovviamente uscirà fuori. Come vi ho detto, a livello di voti, vabbè, il vostro voto per ora non c'è, quindi facciamo solo il mio. 8 e mezzo al primo, 9 più al secondo, 9 meno al terzo. Questi sono i miei voti agli episodi. E basta, abbiamo detto direi tutto quello che c'era da dire. Sì, poi vabbè, in realtà ci sarebbe pure la questione dell'arcane, dell'hextech, se vogliamo. Cioè, però io qua ho fatto l'elenco dei personaggi, non la questione più grande dell'hextech e dell'arcane,
Sì, ovviamente anche questa è una sottotrama che si potrebbe considerare molto importante, sì, però non saprei, cioè, come si svilupperà.